Raga, buonasera! Benvenuti alla seconda puntata di questo mio nuovo programma, L'armadio della vita. Ciao, come state, raga? Io abbastanza bene. Ho avuto molto raffreddore, raga. Domenica, un po' lunedì e anche oggi, cioè ieri, vabbè. Martedì. È martedì notte, ovviamente, cioè mercoledì, mercoledì, ed è le 1 e 8 minuti. Questa sera più tardi. Questa è la seconda puntata, come dicevo, l'armadio della vita. Metto bene qua. Spero che voi state bene. Tanto vi ringrazio per chi ha visto la prima puntata e vedremo se anche questa seconda puntata riuscirà, qualcuno riuscirà a vederla, ok? Allora, ragazzi, le regole sono sempre quelle, le nuove regole di questo mio, di questa mia nuova serie autunno, forse anche inizio dicembre, sì, probabilmente sì, 2022, ovviamente. E le regole sono cambiate, ma sono più o meno uguali, ok? La puntata dura tra i 20 e i 22 minuti. Potrebbe anche succedere che duri 23, 24, ma sarà difficile, ok? Generalmente tra i 20 e i 22 minuti, questo mio nuovo programma, ok? Ci saranno teoria 4 o 5 puntate, io credo 5 puntate, credo, ok? Credo, ok? Notavo che c'era qualcosa qua. Partiamo. Così. L'altra volta, vi ricordate? Ho pescato un bigliettino che mi sembra che c'era scritto che dovevo contare fino a 80. Fino a 80. Scusate. Qua ci sono altri 9 bigliettini. Alla fine oggi ne estrarrò, un altro e l'altro billi e gli altri bigliettini, scusate, li pescherò tutti subito qui, ok? Ne pescherò uno e poi vi leggerò gli altri 8. Vai, partiamo. Eccoli qua. Fischiamo. Oddio, che ci sarà scritto? Vediamo. Oddio, no, no, aspetta. No, 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 ragazzi. No, cos'è stavolta? Bevi un bicchiere di acqua in un sorso. Ragazzi, per fortuna, pensavo che fosse peggio. Devo bere un bicchiere d'acqua in un sorso. C'erano altre opzioni peggiori. Devo bere questa acqua in un sorso, non è tanta. Devo berla. La bevo in un sorso. Vi leggo gli altri 8. Conta fino a 60. Meno male, evitato. Un altro. Dovevo dire ciao, sono cattivo, meno male. Vediamo gli altri. Questo era: prendi cucchiaio tra i denti e metti un uovo, un uovo, un uovo, vero, per fortuna. Questo
No. Vediamo gli altri, raga. Questo è bevi goccio sambuca, meno male. Devo bere un goccio di sambuca, sambuca. Poi. Quanto fa 9 per 9? Per fortuna. Vediamo. Ce la posso fare, raga, ce la posso fare. Ripeti 10, ripeti, io domani cadrò per terra. Sono finiti o no? Dai, sono finiti quasi, aspetta. Allora. Penultimo. Fai 10 salti. E l'ultimo era. Non serve che fai nulla. Questo era il meglio. Non serve che fai nulla. L'abbiamo fatta. Li butto via. Ce l'abbiamo fatta. Oh, chiudiamo questo in diretta. In diretta. Ok. Ragazzi, allora, come state? Tutto bene? Spero di sì. C'è l'influenza, c'è il Covid ovviamente. Purtroppo il Covid c'è e bisogna conviverci, continuare a conviverci. Ok ragazzi? Adesso ragazzi, ripetete com'è questa cosa in inglese. English. English words. Ogni volta. Guardate che praticità. A favore. Ripetiamo. Pettinare, comb. To comb, pettinare. To comb, to comb. Pesse. No, no, che se le scriverei. Giriamo. Gemello, gemello. Twin. Brano, piece, piece, piece. Libro, passage. English words, ragazzi. Voi che siete molto inglesi, molto in io sono molto inglese, sì, come no. Come no. Allora, ragazzi, intanto metto in tasca il vocabolario. Come state? Tutto bene? L'armadio della vita, ragazzi, è un programma, diciamo, impegnativo, è un programma basato sulla, come dire, spontaneità, diciamo. È un programma, ok? Un po' così, un po' alla buona, nel senso che alla buona. Può succedere di tutto, improvvisato. Vedete il mio look? Non ve l'ho neanche detto, ma avete visto? Ho tagliato i capelli proprio ieri, cioè oggi, vabbè, ieri. Ho tagliato i capelli. Molto probabilmente sarà l'unica volta che stanno bene così. No, scherzo, no, è vero però. Comunque, il parrucchiere, il prezzo non è aumentato, no, è sempre quello, ok? Dell'altro parrucchiere. Ma questi sono dettagli, ragazzi, voi non vi interessa da che parrucchiere sono andato. L'importante è che i capelli li ho tagliati. E adesso, ragazzi, come settimana prossima, scorsa, vi leggo i 20 singoli più scaricati in Italia da iTunes. Allora, vado. Numero 20, Måneskin, ancora. Numero 2, Annalisa. Numero 3, Bizarrap. Numero 4, Pinguini Nucleari. Numero 5, Tom Odell. Numero 6, Tananai. Numero 7, Rosalind. Numero 8, Sam Smith e Kim Petras. Numero 9, ultimo. Numero 10, NDG, nuova, fuori. 11, Vax, quello di Amici, anche NDG è di Amici, forse. È turista per sempre, quella di Vax. Numero 12 Tiziano Ferro, numero 13 Lil Nas, numero 4 Black Eyed Peas, Simply the Best, numero 15 David Guetta, numero 16 Ed Sheeran, numero 17 Giorgia, numero 18 Rosalind e Alfa, versione in italiano, numero 19 Lewis Capaldi, Forget Me, e al numero 20 invece c'è
Rihanna con la sua Lift Me Up. Questa è la classifica dei 20 singoli più scaricati su iTunes, ragazzi, ore fa, ovvero martedì, ok? Arrivo subito, state lì. Perché mi hai lanciato i Chupa Chups? I Chupa Chups, tipo, sì, tipo, vabbè. Perché me li hai lanciati? Arrivo. Eccomi, ragazzi. Ce l'ho fatta. Oh, allora, come stai? Bene. Guardate chi c'è. Sì, già, piano lo sai. Ci sei anche tu, delfino divertente. Sì. Ho chiamato delfino divertente, ragazzi. Grazie, Ivo, grazie. Niente, figurati. Sì, ok. Tu stai lì, goditi lo spettacolo, saluta. Ciao. Ok, stai lì perché io tra non tantissimi minuti ho finito questa seconda puntata, ok? Ok. Bravo. Bravo, bravissimo, bravissimo. Bravo. Ti meriti un Chupa Chups. Allora, ragazzi, no, vi faccio un discorso strano. Oggi sto bene, però ieri non stavo bene, ok? Ripeto, oggi sto bene, ok? Però ieri non stavo bene, quindi oggi sto bene, quindi avete capito che oggi sto bene e ieri non stavo bene. Ma se oggi sto bene, no? Cioè, se io oggi sto bene e ieri non stavo bene, ok? Fin qua ci siamo? Ok. Come mai io oggi sto bene e ieri non stavo bene, bene non stavo bene, bene stavo? Ragazzi, non si capisce niente, è una rubrica scusate, ragazzi, sono morto. Ragazzi, allora, andiamo. No, comunque, a parte gli scherzi, ragazzi. Siamo piano piano, arriviamo alla fine di questa puntata, di questa seconda improvvisata, di questa seconda puntata. Oddio. Arriva una persona, aspetta. Ragazzi, ciao. Buonasera. Sono il signor Polare. Polare. Il signor Polare. Il signor Polare. Aia. Vengo da molto lontano. Molto lontano. Da molto lontano. Vengo dalla Siberia. Dalla Siberia. Siberia. Sono siberiano, raga. Sono siberiano. Da me fa sempre molto freddo, fa sempre molto molto freddo, sono polare per quello. Vi saluto, bella trasmissione Ivan, bella 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 bella, bella bella bella, vi stimo molto, vi stimo tanto, oh, tantissimo! Dove sono? Ari, eccomi, scusate raga, scusate. Era andata via la corrente, scusate, capelli. Allora, ragazzi, piano piano ci stiamo avvicinando anche alla fine di questa seconda puntata, l'armadio della vita. Voi dovete essere se stessi, voi dovete essere voi stessi, ok? Questo programma è un po' serio anche, divertente, battute, giochi, sketch, follie, ma a parte divertente, è anche un po' serio come programma, ok? Ok, ragazzi? So che voi a volte la vostra vita è difficile, so che ci sono tantissimi ostacoli da superare, ok? E so che non è semplice
superare tutti questi ostacoli. Ok, ragazzi, voi cercate di superarli, voi cercate di guardare avanti, ok? Cercate di essere sempre voi stessi, un po' come dicevo settimana scorsa, ok? Perché so che è molto difficile, so che è un periodo difficile, ma se solamente voi credete in voi stessi e andate avanti con i vostri progetti, i vostri sogni e tutto quello che c'è, vedrete che vivrete anche meglio, ok? So che è difficile, ok? So che è un periodo molto duro, anche magari chi sta bene economicamente ha un periodo duro, questo va detto, ok? Ok, ragazzi, allora andiamo avanti, piano piano, come vi dicevo, sì, stiamo quasi arrivando alla fine di questa seconda puntata di questo programma, l'armadio della vita, ragazzi, ok? Allora, momento pazzia, momento follia. Oggi è il 10 agosto. Sta giocando il Trento con la Juventus. Il Trento vince 80 a 10, ok? Adesso c'è il sole, sto mangiando la pizza mentre bacio il mio cane. Questo, ragazzi, è un momento pazzia, dove scombino un po' le cose, dove dico a casaccio, un po' le cose, ok? Ok, ragazzi? Allora, piano piano arriviamo alla fine di questo programma e prima di finire vi voglio ovviamente ringraziare e vi voglio anche salutare. Popolo TikTok, popolo Instagram, popolo YouTube forse, YouTube anzi, YouTube e TikTok, Instagram forse, ok? Facebook, chi vedrà sto video e tutti. Saluto tutti ragazzi, ovviamente in questo cuscinino. E un'altra cosa vi devo dire, ve la dico, ve la dovevo dire, ve la dico. Come vi ho detto settimana scorsa, questo mio programma non è detto che lo faccio tutte le notti qua in cuscinino, ok? Potrebbe succedere, potrebbe, uso, potrebbe, condizionale. Sì, potrebbe, condizionale, giusto? Sì. Penso sì, potrebbe succedere che una puntata la faccio anche da un'altra parte, in un'altra location, però sarà più facile qua, ok? Quindi non si sa mai, questo 4 o 5 puntate che farò, ok ragazzi? Non si sa mai. Ragazzi, siamo arrivati quasi alla fine, ma prima di salutarvi vi devo far vedere un'altra cosa, ed è una storia. Oh, wow. Vediamo un po', scoriamo. Oggi si incomincia in modo triste la giornata. Sai che faccio? Mi metto a mangiare qualcosa, anche se sono le 3 di notte. Mi consolo con una scatoletta di tonno. Mi sento triste come un cane da solo oggi. Ma all'improvviso mi è tornato il sorriso quando ho visto la luna che rifletteva sul mare. Poi tutto d'un tratto alle 5 del mattino sono stato folgorato da un fulmine. Wow, e ora mi sento vivo e sto molto bene e sono felice come a Capodanno quando scoppiano i fuochi d'artificio. Ma è anche vero che siamo già in inverno e mi devo riscaldare con la stufa a legna. Raga, eccoci qua. Allora, siamo arrivati anche oggi alla fine ormai di questa seconda puntata, l'armadio della vita. Spero che vi siete divertiti, spero di farvi divertire. È tardi, è l'una di notte passata, sarà l'una e 25 più o meno, più penso. È tardi, ragazzi. La settimana prossima non lo so se saremo in cucinino, non lo so,
se ci sarà sempre a quest'ora, è tutto da verificare. Ok, ragazzi? Io, ragazzi, vi lascio e vi do appuntamento forse a martedì prossimo o, nei pross o qualche giorno della settimana prossima, o magari tra due, chissà. Io vi ringrazio, ragazzi, vi saluto, vi auguro la buonanotte, vi auguro un buon mercoledì. Grazie di tutto, ragazzi. L'armadio della vita. Ma che programma? Cioè, solo io potevo inventarmi un programma del genere. Sì, solo io potevo. Hai qualcosa? Dimmi, scusate, hai qualcosa da ridire? È improvvisata sta cosa, non l'ho pensata, ma c'è una. Se hai qualcosa da ridire, dimmela! Va bene. Senti. Non ho voglia di litigare, ok? Scusate, perché sto facendo un programma che devo caricare su YouTube. Non ti devo dare spiegazioni, non posso gridare a quest'ora, eh. Quindi basta. Ragazzi, alla prossima. Buonanotte, grazie mille veramente. L'armadio della vita. C'è sempre di tutto nell'armadio. Segreti, eccetera, eccetera. Buonanotte, buonanotte. Tu la devi smettere, chiaro?